Iniziamo il nostro incontro pregando. Avete tutti in mano un foglietto che vi è stato distribuito entrando. Dobbiamo iniziare con il canto. Ci alziamo in piedi. Canto Chiesa di Dio. Hai il foglietto? No, no, lo prendo. L'ho fregato. Ascolto della parola di Dio. Predisponiamo il nostro cuore ad accogliere ciò che Pietro, come comunità del risorto, ci esorta ad essere. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola, a questo sono stati destinati, ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi, che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
te, Signore, che ci chiami ad essere pietre vive nella costruzione del tuo regno di amore, innalziamo la nostra preghiera. A te, Signore, per essere un edificio spirituale, un sacerdozio santo. Ti affidiamo ogni nostro singolo passo nell'avventura d'amore nella quale ci hai chiamati a vivere il nostro quotidiano. Ci ha donato un nuovo pastore, Franco Giulio. Ti affidiamo le sue fatiche, il suo impegno, il dono che fa di se stesso a noi. Permettici con lui di essere comunità capace di vivere ogni giorno il coraggio della speranza. Preghiamo per le nostre singole comunità parrocchiali, pur piccole e grandi che siano, non dimentichino mai di essere il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui. Sentirci stretti a te, Signore, ed è altrettanto spontaneo credere e non restare confusi. Allora vogliamo affidarti tutti coloro che si sentono soli, confusi, chi non crede, chi si è allontanato da te, chi ti cerca. Infondi in noi l'entusiasmo, la fantasia e il coraggio di chiamare ogni uomo dalle tenebre alla tua ammirabile luce. Sentendoci popolo di Dio, immersi nella sua misericordia,
Buonasera a tutti, siamo usciti questa sera nonostante la pioggia, ma non c'è da meravigliarsi, perché diciamo sempre che il buon valsesiano ha sempre l'ombrello in mano, e quindi anche stasera un po' di pioggia. Siamo usciti, penso, a tratti dal volto, io ho scritto che porta pace, ho scritto pacioso, forse meno rispettoso, ma è quello, di Franco Giulio Brambilla, che è qua con noi, fratello vescovo della nostra comunità diocesana di San Gaudenzio. Porta un nome ben milanese, è il secondo dono che ci fa la diocesi di Milano, perché anche Monsignor Corti, non nel senso del pacco, dice. È il secondo dono, io ho detto, non avevo nessun retropensiero. Però mi viene bene per fare una battuta, perché il nome Brambilla, come sapete dalla cronaca di questi giorni, è stato battuto dal nome U. I cinesi che si chiamano U sono più numerosi dei Brambilla sulla guida telefonica di Milano o all'anagrafe di Milano. Quindi, però noi siamo contenti che Franco Giulio ritorni in questa terra, che lui continuamente ripete essere la sua, perché ormai tutti sanno, da 38 anni Franco Giulio viene in mezzo a noi, viene a Rima veramente. Io continuo a dire, il vicariato è un pochettino più ampio, non è soltanto l'Alta Valle, non è soltanto Rima, ci sono delle zone che sono addirittura lontanissime da questa cultura montana, ma velocemente sta imparando a conoscere tutto quanto, e lo sguardo è capace di penetrare le situazioni e le persone, e questo è un grande dono del quale noi siamo riconoscenti al Signore. Allora penso che siamo usciti per sentire soprattutto lui, per accostarlo, ma lui vuol sentire noi, e quindi prima che lui possa prendere la parola, voglio prendere la parola e annunciarci quello che questa sera, come anticipo, come aperitivo, antipasto di tutto quello che poi potremo fare insieme negli anni che verranno, la parola la prendiamo in alcune persone che sono qua sul palco. E io per primo, tentando di fare un piccolo escursus sulla zona nella quale viviamo, sulla zona pastorale, perché noi siamo qua per un incontro ecclesiale, escluso nessuno da questo incontro, i manifesti che erano messi sulla strada invitavano tutti ad incontrare il nuovo vescovo, perché è bello incontrare una persona che viene ad annunciarci qualcosa, a portarci qualcosa. Non ha scelto di abitare in Valsesia, anche se aveva delle affinità. Il nostro vescovo non è venuto per farsi una casa qui o per farsi una residenza e aggiungere qualcosa alla sua vita, è venuto per condividere, aggiungere sì, perché vuole aggiungere le nostre vite alla sua, eh? Quindi è bello che sia così. Questo territorio lo accoglie, è un territorio particolare, tutti sappiamo, io dico solo poche cose perché non voglio dilungarmi, non è il momento. Le osservazioni più importanti sono che il vicariato della Valsesia comprende tre zone nettamente distinte, e qui ci sono i rappresentanti di tutte e tre le zone: la zona montana, che ha le caratteristiche proprio della valle, qualche volta anche della valle impervia, piuttosto che si insinua in mezzo ai monti, neanche le valli piane o ampie che vediamo magari in Valle d'Aosta, eccetera, queste valli che hanno educato la gente alla durezza del vivere, alla fatica di salire quelle rampe, talvolta da esercizi altro che il footing o altre cose. Questa valle chiaramente ha cambiato molto per i suoi connotati nel giro di 30-40 anni, ultimi anche più, è però una valle ancora disseminata di campanili, di chiese. Le parrocchie della valle hanno talvolta, come la parrocchia di Rimella e Fobello, 35-40 chiese, ma non cappelle, chiese, e naturalmente con un prete solo. La zona centrale è caratterizzata ancora, se non dal lavoro che continua, almeno dagli edifici che dicono che questa zona era una zona industriale, industrializzata
al massimo delle zone del nord Italia, l'acqua che scorreva abbondante e feconda muoveva anche le macchine della prima industrializzazione. Dunque qua l'industria ha messo il suo piede e ha dato molti frutti in questa Borgosesia e anche nei paesi vicini e nelle città vicine. E questa è una zona caratterizzata ancora dal borgo, dal mondo industriale, dal mondo della produzione, del lavoro e anche dell'artigianato. Naturalmente anche questa trasformata negli anni e arrivata al punto in cui siamo. E poi una zona della bassa, perché la bassa senza disprezzo per nessuno, che vuol dire zona rurale, diventata anche zona, anche quella che vive più di industria che di agricoltura, talvolta che vive nel promiscuo dell'economia, però tutte quante le zone segnate da alcuni fenomeni. Il fenomeno economico è quello che ci abbraccia tutti, la crisi economica non ci risparmierà, non ci sta risparmiando. L'immigrazione è stato un fenomeno profondamente trasformante questa terra, prima le immigrazioni dal sud dell'Italia, dal Veneto, poi adesso da ogni parte del mondo. Il turismo è una realtà che dovrebbe anche trasformare di più questa terra e valorizzarla di più, ma non è sempre ben coltivato, ben curato, e comunque è una grande ricchezza di questa terra, e molte altre cose che si potrebbero dire. Noi viviamo qua, siamo contenti, io non sono valsesiano, ma sono contento di essere in Valsesia da un po' di anni, e credo che tutti coloro che vivono in questa terra credo si ritengano fortunati, perché è una terra con molte potenzialità e con molti tesori, qualche volta un po' nascosti. Su questa terra il popolo di Dio cerca di rispondere alla chiamata del Signore. E allora, questa sera siamo radunati preti e laici, ci sono preti un po' disseminati, non sono tantissimi, perché come sapete i preti scarseggiano, basta un dato. Il vescovo mi aveva chiesto al sette di cercare i dati, ho trovato solo il 1995, nel 95 eravamo 52 preti, adesso siamo 42 con 7 preti ritirati praticamente, quindi 42 meno 7 fa 35 preti che sono in attività su questo territorio, che è molto ampio, perché dalla parrocchia più bassa alla parrocchia più alta, cioè da Castellazzo ad Alagna, ci sono 80 km e quindi è una distanza rispettabile. Ecco, il calo dei preti significa che le comunità si trasformano, perché anche se noi crediamo che il popolo di Dio non sia fatto dai preti, ma sia fatto dai cristiani, dai fedeli, i fedeli dovrebbero essere anche i preti, ma sono tutti coloro che rispondono alla chiamata del battesimo. Noi che siamo qua siamo i fedeli. Ecco. È chiaro che la presenza dei sacerdoti influisce, informa la comunità, e come? Lo sappiamo per esperienza, quindi il fatto che diminuiscano o si modifichi anche proprio il loro stile di annuncio, di vita da pastori, è chiaro che cambia la comunità, ma i cambiamenti sono talmente tanti che non possiamo adesso metterci ad elencarli, né vogliamo fare cose esaustive. In queste condizioni noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti anche, che ci porti coraggio. Allora, il vescovo Franco Giulio ha una carica piuttosto esplosiva, l'abbiamo già verificato, noi ogni tanto lo incontriamo, chi lo incontra tutti i giorni, penso anche in curia si è accorto che è un po' vulcanico. Vulcanico vuol dire che ogni tanto esplode, anche perché i vulcani ogni tanto eruttano fuori perché la furia di tenere dentro, ma in pochi mesi abbiamo già capito che non vuole le cose dormienti. Le cose dormienti non lo appassionano, non solo le cose, tonici, non voglio dirla io la parola, ma è il suo slogan, vuole persone toniche e realtà toniche. Toniche vuol dire, noi abbiamo l'acqua tonica che vuol dire che ha le bollicine,
frizza. Spiega poi lui, Antonio. Ma non c'è bisogno di spiegarlo, perché basta incontrare un po' di tempo e stargli un po' attorno e si vede che è tonico. Dunque questo però è un dono che noi vogliamo accettare così. È un dono la sua tonicità, che vorrebbe contagiare anche noi, ma non per essere tutti effervescenti. Non stiamo facendo la cura della magnesia effervescente, stiamo facendo una cura che trasformi una comunità che magari dorme un po', non sei né caldo né freddo, diceva qualcuno un po' di tempo fa alla comunità di Laodicea, no? E per questo non mi sei piaciuto, perché non sei né caldo né freddo. E allora questo portare vitalità, slancio, che è un dono che non annulla nessun altro dono, è il dono del Vescovo Renato che abbiamo avuto fino ad oggi, che ci ha portato ripensamento e profondità delle cose per lungo tempo, e anche capacità di comunione, eccetera. Si aggiunge, è un dono in più, accanto a tutti i doni che naturalmente Franco Giulio ci mostrerà, primo fra tutti la sua comunque preparazione teologica, che tutti conosciamo, corrisponde al lavoro che ha fatto fino ad oggi di ricercatore della verità. E noi vorremmo essere in piccolo anche noi ricercatori della verità, e magari anche un po' profeti, un po' capaci di questa verità, dopo averla scoperta, anche di indicarla, anche di trasmetterla, o comunque perlomeno di indicare la strada, perché forse abbiamo bisogno di questo. Io in questi giorni ho riflettuto un po' su questa immagine che mi piace, vuole intervenire? Un'immagine che mi piace, quella che confronta il pellegrino con il nomade, perché è uno studio, un modo di fotografare la società moderna. Qualcuno dice non è più una società di pellegrini la nostra, quella occidentale naturalmente, quella nella quale siamo, perché poi le società nel mondo sono diverse a seconda delle latitudini, ma da noi la società non è più una società di pellegrini ma di nomadi. Il pellegrino è colui che è in cammino, sa bene le tappe che deve percorrere e sa anche dove vuole arrivare. Il nomade vive la giornata. Tutte e due hanno dei doni. Il pellegrino è quello che ci è più familiare, soprattutto se parliamo tra persone che hanno un po' di anni sulle spalle, no? Noi siamo stati abituati ad avere un cammino tracciato, delle mete, dei progetti. I progetti forse ce li hanno anche coloro che vivono da nomadi, ma o vivono la vita sullo stile nomade, però non così marcate. Le finalità sono talvolta da studiare insieme, e la qualità del vivere oggi viene fuori dal fatto che la confluenza delle conoscenze, delle informazioni, delle esperienze è impressionante. I giovani che sono più vicini al modello nomade vivono anche bene la loro vita, la vivono perché si appassionano alla vita. Ci sono anche giovani che non si appassionano, che si annoiano, ma normalmente il giovane non si annoia o non è portato ad annoiarsi, forse si annoia perché la società che trova attorno non corrisponde a quello che lui attende, perché noi adulti non siamo stati sempre in grado di fornire tutti gli stimoli adeguati o comunque le testimonianze, gli esempi coerenti che servivano a loro. Però da questa esperienza arricchita da tante possibilità di conoscenza, di movimento, di incontro, di verifica anche, di prove, perché le prove aiutano nella vita, danno a loro, ai giovani, la possibilità di raggiungere dei livelli di ricchezza anche interiore superiori quasi al pellegrino, il quale procede col suo zaino, ma non è da mettere in contrapposizione. Credo che siano due progetti che oggi noi dobbiamo vivere la vita in ricerca, non in sicurezze, e le nostre comunità qualche volta sono tradizionalmente legate a dei gesti ripetuti, liturgici piuttosto che di celebrazioni civili, anche in fondo abbiamo supplito alla poca fantasia della società civile e abbiamo arricchito magari di feste e di altre cose come uomini e religione. Adesso dobbiamo veramente cercare la verità. Mi fermo qua.
Perché voglio dare la parola ad altri, perché ho detto a loro di parlare in 7-8 minuti e io sto già parlando da 15 quasi. E quindi vorrei che le tre esperienze comunicate qua provocassero un po' l'assemblea. Sono esperienze tra le altre possibili, non sono esaustive. Abbiamo chiesto ad un giovane, Enrico, di parlare della sua esperienza giovane e del movimento tra i giovani, come i giovani camminano, come si preparano anche. Abbiamo chiesto a due sposi, Giovanni e Giovanna, quindi non sono sposi, li ho sposati. Due sposati però, a vostra volta, con persone diverse, bene? Bene. Allora, due coniugi, due sposati, non c'eri, di parlare del matrimonio, della famiglia. E abbiamo chiesto a Monica di parlare dell'iniziazione cristiana o della catechesi o dell'annuncio, come viene fatto oggi. Tre settori di pastorale che ci riguardano molto. Il nostro vicariato ha un cammino da fare in questi campi, anche un lavoro comunitario da fare, ne parleremo a suo tempo. Lasciamo la parola a loro, cominciando dal più giovane. Sono tu? Abbiamo detto premio iniziale. Mi scuso un po' per la voce perché sono un po' influenzato, spero che risulti comunque comprensibile quello che dirò, insomma. A me è stato chiesto di parlare dell'esperienza dei giovani, della pastorale giovanile nel vicariato della Valsesia. Innanzitutto iniziamo col dire che c'è una buona presenza di preti giovani in Valsesia, che non è da poco comunque. Se non erro ci sono quattro preti che si occupano addirittura dell'oratorio, tre che sono invece impiegati nelle unità pastorali e due che comunque si occupano di fare coadiutori in una parrocchia, però comunque mantengono lo status di prete giovani, insomma. Per quanto riguarda l'organizzazione della pastorale giovanile, diciamo che ricalca un po' le unità pastorali con le quali il nostro vicariato si organizza, insomma. Così pensando potremmo un po' dire che esistono due modelli di sviluppo della pastorale giovanile. Da un lato che vanno un po' a modellarsi in base alla morfologia del territorio e all'eterogeneità che c'è su questo territorio, un po' come diceva anche Donizio all'inizio. Diciamo che c'è un modello che si basa un po' di più sul polo di aggregazione e va a riguardare quelli che sono i centri urbani un po' più grandi, come per esempio Borgosesia e Varallo. Tra parentesi, io sono un animatore di Borgosesia, non mi sono portato. E diciamo che questo polo questi poli di aggregazione, un po' con una sorta di forza centripeta verso di loro, tendono a attrarre i giovani che vivono anche nelle zone limitrofe, sia per delle condizioni anche un po' sociali, nel senso che lavorativamente, scolasticamente parlando, le persone sono già abituate a spostarsi e quindi di conseguenza anche dal punto di vista delle esperienze dei giovani c'è questo movimento molto più delineato e quindi la struttura in sé attrae, nello specifico gli oratori, attraggono i giovani a sé e in aggiunta ci sono anche delle strutture molto funzionali che di conseguenza facilitano questa opera. Dall'altro lato invece c'è un modello che viene un po' più adattato nelle situazioni un po' più estreme del nostro vicariato, che sono per estremità geografiche intendo, l'Alta Valsesia e la Bassa Sesia, che invece sono più organizzati sulle unità pastorali e di conseguenza avendo tante parrocchie che hanno sempre avuto un'anima abbastanza sé, insomma, che ultimamente sono state riunite e cercano di collaborare, anche da questo punto di vista
diciamo non esiste un centro di aggregazione, ma le diciamo sono più le iniziative e i cammini che vengono sviluppati che legano i giovani del posto e che in qualche modo poi ne costituiscono insomma l'anima. Per quanto riguarda il fondamento dell'esperienza giovanile all'interno degli oratori e comunque nei cammini che abbiamo sviluppato, che insomma vengono sviluppati, resiste un po' dal sinodo del 1989, questo me l'ha detto Donny, no, perché avevo 4 anni quando è successo. Comunque no, che insomma resiste è quello del gruppo settimanale che quindi permette ai ragazzi di incontrarsi e di affrontare determinate tematiche in maniera insieme innanzitutto e comunque appunto condividendo un cammino che normalmente dura tutto l'anno. In aggiunta a questo, sempre più ci siamo resi conto che in realtà è importante aggiungere in maniera molto complementare una personalizzazione della proposta sui giovani, perché le generazioni cambiano sempre più repentinamente e niente può essere uguale a quello che viene proposto l'anno scorso, l'anno precedente, e quindi si tende a personalizzare molto di più le proposte, ad aumentare anche l'accompagnamento personale da parte degli animatori nei confronti dei ragazzi e anche quello spirituale da parte ovviamente del sacerdote, urgenza questa che comunque ci siamo resi conto essere abbastanza importante soprattutto in questi ultimi anni e che poi viene anche approfondita attraverso dei ritiri o delle vere e proprie scuole di preghiera durante le quali tendenzialmente si cerca di affrontare questi temi in maniera un po' più organica. Insieme a questo va sottolineata la collaborazione col CDV per quanto riguarda i ritiri durante l'anno con l'aiuto nel catechismo piuttosto che nella formazione, e sia per quanto riguarda le esperienze che potremmo dire un po' più forti estive dei campi scuola. Un altro tema che diciamo è molto sentito e anche secondo me abbastanza importante per quanto riguarda i giovani sono le esperienze di carità che comunque si cerca sempre di proporre e che ci rendiamo sempre più conto che alla fine sono delle esperienze molto importanti per i giovani che spesso sono loro a chiederci di sviluppare, di proporre, insomma. Vengono poi proposte anche altre esperienze sempre diocesane legate alla pastorale giovanile come Fatà Antiochia, Betania per i più giovani e... No, sono viaggi, sono dei cammini molto belli che riguardano la spiritualità e che insomma si consiglia vivamente. Niente, per quanto riguarda due cose sulle carenze nella pastorale giovanile, diciamo che uno dei primi problemi che affrontiamo è il fatto che di fatto manca una vera e propria commissione di pastorale giovanile. E questa cosa molto spesso va a incidere anche sulle parrocchie che sono un po' più di media grandezza e che quindi non hanno magari un coadiutore o un aiuto diretto per svolgere appunto la pastorale giovanile, e sulle quali anche le parrocchie grandi, non avendo in maniera organica un cammino prestabilito per seguirle o per insomma aiutarle, insomma manca un po' questo canale di sussidiarietà tra le parrocchie. In secondo luogo manca un'altra cosa che già accennavo prima, che ci siamo resi conto essere importante, che sul territorio un po' carente sono le strutture di carità, e questo lo dico sempre per in riferimento a quello che dicevo prima, che
In realtà ci siamo resi conto, portando fuori i giovani, cosa che non è che sia del tutto male portarli fuori, anzi, però in ogni caso non si può sempre portarli in giro. Il fatto di avere un'esperienza costante in loco sicuramente potrebbe aiutarli di più, anche perché ci siamo resi conto proprio in questi ultimi anni che è proprio un'esigenza anche da parte loro, di, che hanno voglia di fare, hanno voglia di mettersi in gioco soprattutto da questo punto di vista, e quindi è un po' una cosa che rileviamo, insomma. Avrei finito. Per la famiglia da due punti di vista, lo faremo appunto io e Giovanni raccontando in parte quello che si vede dal punto di vista del nostro consultorio familiare, il consultorio Comoli, che quest'anno compie 10 anni di presenza in Valsesia, e poi attraverso l'esperienza dei corsi per i fidanzati e il lavoro della commissione famiglia, e questo lo farà Giovanni. Ecco, lavorare al servizio delle famiglie per noi è un grande onore, una grande grazia, perché incontrare una famiglia è sempre un incontro che arricchisce. Infatti non esistono famiglie uguali, coppie uguali, ma ogni coppia ci racconta una storia diversa, e l'incontro per cui è sempre un arricchimento reciproco. Sebbene i problemi e le difficoltà ci sono, le famiglie che mettono in atto delle risorse che a volte ci stupiscono. Ecco, la capacità di creare una relazione d'amore, e l'amore stesso che unisce una famiglia, ogni giorno ci danno un esempio che l'amore esiste, e che esiste, e quindi anche quell'amore più grande, quello di Dio, no? La capacità invece che le nostre famiglie hanno di resistere, di rimanere insieme, di superare le difficoltà, ci testimonia invece tantissima speranza. Infatti le famiglie, le coppie che incontriamo e ci chiedono un aiuto, anche se sono in difficoltà, hanno già fatto un po' il passo più importante, quello di uscire da quell'isolamento, di accorgersi della crisi, e quindi di voler in qualche modo porre un rimedio e sperare anche in una soluzione. È chiaro che chi invece è senza speranza non riesce a chiedere aiuto, non viene al consultorio, non va in parrocchia a chiedere questo tipo di sostegno, e magari è troppo rassegnato o isolato. Oppure c'è anche la tendenza di disfare una relazione, chiaramente sia la cosa più comoda e sia quasi una soluzione. E questo è un po' un modello che chiaramente si sta un po' diffondendo, anche perché è chiaro, non si litiga più, si ha più tempo per noi stessi ed egoisticamente si sta anche un po' meglio. Ma sebbene, come abbiamo detto, le famiglie sono tutte diverse, le difficoltà che incontriamo e che incontrano le famiglie sono tutte abbastanza uguali, e proviamo a presentarne solo alcune. I momenti più critici per le famiglie in Valsesia, ma come anche un po' in tutto il mondo, sono quelli più legati alle tappe fondamentali di passaggio, quindi i cambiamenti che non sempre ci si riesce ad adattare, non so, quando nasce un figlio, l'adolescenza dei figli, e non si riesce magari a fare quel salto nella coppia, nelle famiglie, quella crescita per cui si resiste un po' e ci si adatta a questo cambiamento. Ad esempio, vorrei parlare solo di questo, la nascita del primo figlio insieme all'adolescenza dei figli sono un po' i periodi più critici, dove purtroppo si registrano anche le separazioni. Due periodi in cui sarebbe importante che anche le parrocchie riescano a esprimere il massimo sforzo, anche di rete, di informazione, di accompagnamento, in cui la parrocchia dovrebbe un po' andare incontro alla famiglia. E mi soffermo ancora di più in particolare sulla tappa della nascita del primo figlio, perché è una tappa a cui, anche se si sembra un sogno, spesso si arriva impreparati, perché comunque è l'incontro con un estraneo. Un figlio, anche se è sognato, anche se è voluto, spesso
rompe le scatole, dico queste cose, impatta con delle aspettative che i genitori hanno come coppie che devono comunque essere modificate, e quindi l'impatto è traumatico e la coppia può e va in crisi. Quando si dice che per allevare un bambino occorre un villaggio, lo si dice perché è vero, è importantissimo che si crei una rete intorno a questa famiglia, e sarebbe molto importante non lasciare sole queste famiglie, che queste famiglie si sentano sole e che a livello educativo sentano vicino una comunità. Qualche anno fa la diocesi aveva proposto un bel cammino sul sacramento del battesimo. Bene, ci era sembrato molto importante riflettere sull'importanza di questo sacramento, e ci era sembrato che una riflessione sul battesimo potesse essere anche strategica, anche per stare vicino e accompagnare le famiglie nuove, che come detto sono comunque quelle che affrontano questo periodo critico. Purtroppo, secondo noi, un anno per lavorare su un tema del genere è un po' corto, e alla fine non si riesce poi a mettere in pista delle grandi iniziative. E il battesimo senza un cammino successivo rimane un po' un sacramento troppo lontano dal momento in cui inizia poi il catechismo, e paradossalmente da 0 a 6 anni, che sarebbe anche quell'età in cui i bambini sono come delle spugne, quindi potrebbero assorbire e essere aiutati anche a questo cammino di fede, e in generale anche essere educati e allevati, si perdono un po' questi anni, un po' d'oro. Comunque dopo 7 anni si ritrovano le famiglie in parrocchia, ma a quel punto è un po' passato troppo tempo. Un altro momento strategico, anche perché all'inizio, sarebbe quello della formazione della coppia. E qui lascio appunto la parola a Giovanni, perché proprio praticamente mostrerà come è stato fatto questo lavoro sull'accompagnamento dei fidanzati. Allora, in vicariato abbiamo 5 corsi prematrimoniali, uno a Varallo, 2 a Borgosesia, uno a Grignasco e uno a Fara, quindi distribuiti completamente sul territorio in periodi molto diversi dell'anno. E grosso modo per tutti quanti questi corsi la durata di 7 incontri, e uno è riservato a un ritiro spirituale o di fine corso, o alcuni lo fanno a metà corso per dare un po' più di carica alle coppie. La media ultimamente sta scendendo parecchio, siamo arrivati sui 15-18 coppie per percorso. Sta salendo moltissimo invece, le coppie che già convivono. Nell'ultimo nostro corso avevamo su 15 coppie 14 già conviventi e una sola che non era convivente, di cui una coppia aveva già 3 figli. Per cui i discorsi sono, e capirete che le cose diventano un po' più complicate parlare certe. La nostra esperienza a Grignasco, abbiamo puntato moltissimo su coppie già sposate che accompagnino, accolgano e seguono queste le coppie di fidanzati che si presentano. Riteniamo che l'accoglienza sia la cosa più importante, un sorriso appena arrivano è già un'apertura diversa dall'essere freddi e staccati. E accompagnarli riteniamo che sia estremamente importante, seguirli, chiacchierare con loro, parlare, essere disponibili per il corso, ma quello che è la nostra intenzione è anche essere disponibili poi, nel futuro. Avere ancora dei contatti con loro, cercare di lavorare ancora con loro. Non è facile perché arrivando da paesi diversi e da parrocchie diverse, molti si staccano e molti non riusciamo più a trovare. Però una cosa veramente bella che ci ha colpito moltissimo a noi vecchi che abbiamo iniziato un po' di anni fa, è che molte delle coppie di sposate che seguono le coppie di fidanzati sono coppie che hanno fatto il corso e che si ripresentano, vogliono continuare questo cammino e vogliono portare la loro testimonianza. E questo credo sia una cosa
che quantomeno insomma, ci dice che quello che stiamo facendo qualcosa passa. La nostra esperienza, le serate sono un po' a tema, credo più o meno uguali per tutto il vicariato. Il saper parlare, il saper ascoltare l'altra persona, che oggi come oggi forse è una delle cose più difficili, il saper accettare l'altra persona, il saper perdonare l'altra persona, il saper essere, sapersi far perdonare e perdonare, saper accogliere l'altra persona, la paternità, la maternità responsabile, cioè essere genitori e prepararsi ad essere genitori responsabili, non così quello che viene viene, ma proprio è una scelta d'amore essere genitore, non è soltanto lo sposarsi una scelta d'amore, ma anche essere genitore è una scelta d'amore, con tutto quello che segue. Due cose abbiamo ritenuto che siano estremamente importanti, le serate, c'è il tema, c'è il relatore che presenta la serata, e poi c'è il lavoro di gruppi. Quello che riteniamo, abbiamo visto che è molto importante, è difficile da sciogliere all'inizio, ma i ragazzi vogliono parlare, vogliono confrontarsi, e scopriamo di sera in sera che la voglia di confrontarsi cresce sempre di più, anche al di fuori poi dell'ora e mezza canonica di corso. Si fermano, chiacchierano e discutono anche all'interno della coppia, ma anche fra coppie che magari la prima volta che si vedevano. E questa è una cosa che riteniamo estremamente importante, proprio aiutarli a dialogare con noi e a dialogare soprattutto fra di loro sui problemi che sono stati presentati. E vi assicuro che vengono fuori cose molto, ma molto belle. Il secondo aspetto è il cercare di valorizzare il più possibile il sacramento del matrimonio con loro. La maggior parte di loro arriva da l'ultima volta che è stata in chiesa, era forse quando hanno fatto la cresima, quindi molti anni fa. Scoprono qualcosa di la chiesa, che cos'è, non sappiamo neanche più, dobbiamo farlo perché altrimenti il parroco non ci sposa in chiesa, e siamo qui obbligati a farlo. Allora il nostro compito è cercare di fargli capire il valore del sacramento del matrimonio, che è estremamente importante, il valore della testimonianza di essere cristiani, quindi il discorso anche di imparare a prendere in mano la Bibbia, un libro che forse per loro non sanno neanche cosa sia, però scopriamo che invece qualche cosa si muove. E un'esperienza molto bella è quella di invitarli a pregare di coppia, perché riteniamo che la preghiera sia una cosa estremamente importante per una coppia. E alla fine di questo cammino, ma tutti gli anni che abbiamo fatto, abbiamo scoperto che questi ragazzi arrivano con la voglia di, vabbè, sotto i piedi, forse anche meno, di essere presenti, è un obbligo, e vanno via con la gioia di aver fatto un cammino e di aver fatto qualche cosa di veramente importante per loro. Questo non è merito nostro, ma è merito del Padre Eterno che ci dà la mano, che attraverso noi riesce ad arrivare a loro. Bene, io sono Monica, abito a Briona, ma sono insegnante di religione nelle scuole medie di Varallo e Balmuccia, quindi forse anche per questo mio cammino ideale, ma anche fisico, che tutti i giorni faccio per raggiungere il posto di lavoro nel quale sì, percorro un po' il vicariato, sì, esatto. Quindi diciamo che sulla base anche di questo mi è stato chiesto di presentare un po' l'esperienza della catechesi nella nostra realtà. Presenterò alcune macchie di colore o di grigio, insomma, qua e là, perché non ho una panoramica precisissima di tutto quello che viene svolto in modo prezioso nelle nostre parrocchie, anche perché, premessa che anche prospettiva, così mi porto avanti, non c'è attualmente in questi anni in funzione, in attività, la commissione vicariale di catechesi, quindi diciamo che ci sfugge un po'. Io alcune volte ne sento parlare dalle altre catechiste, alcune volte un po' dei ragazzi, quindi presento questo quadro per brevi cenni.
La catechesi dell'iniziazione cristiana, quindi dai 7 anni, è presente in tutte le nostre parrocchie ed è ancora un compito importante, una missione essenziale, è un annuncio di evangelizzazione oggi, tante volte per le prime volte in alcune famiglie, in alcuni ragazzi arriva l'annuncio di Gesù perché non viene magari raccontato prima dalla famiglia d'origine. Ed è anche un po' il nostro modo di prendere contatto con gli adulti. Sempre più spesso ci rendiamo conto che noi catechiste siamo chiamate a diventare esperte non solo di didattica, di intervento coi bambini, coi ragazzi se sono poi quelli della cresima che sono anche meglio, ma anche coi genitori. Ci è chiesto di dialogare con loro, di offrire una testimonianza, un piccolo annuncio, aprire una porta, tendere una mano. Non siamo ancora preparatissime e stiamo cercando di incamminarci in questa strada che è un po' una prospettiva. La nostra catechesi qui come viene svolta, anche un po' prendendo spunto da quello che ha detto Enrico, credo che anche a livello catechistico il vicariato sia un po' diviso in due. La parte centrale del nostro vicariato svolge una catechesi presente, puntuale, in maniera tradizionale. Non intendo sminuire questo, nel senso che è bello che ci sia la nostra giusta catechesi, come si fa anche al sud e al nord, non è quello. Ma viene svolta parrocchia per parrocchia, con questa prospettiva più radicata. Tradizionale va bene, è il deposito della fede che noi consegniamo ai ragazzi. Qualche volta tentiamo delle strade di sperimentazione, so ad esempio di Borgo Sesia che sta cercando, sta anche già facendo dei cammini di sperimentazione, ringiovanendo la catechesi, l'annuncio, cambiando magari i tempi di accoglienza dei ragazzi. Ecco, sono tutte strade che cerchiamo di portare avanti per arrivare al cuore dei nostri ragazzi. Credo che nella parte alta, da quello che so dei miei alunni, quindi porto la loro esperienza, e nella parte bassa dove invece lavoro, cioè faccio insomma la catechista, si stia tentando di camminare più in unità pastorale, un po' perché i nostri territori sia in pianura che in montagna ci stanno aiutando a unire le forze, quindi nell'Alta Valle si cercano dei cammini di unificazione, sento di incontri, di esperienze, di preghiere che vengono riportate dalla voce dei ragazzi che cominciano a sperimentare la comunità montana come una comunità di chiesa che li accoglie, che li aiuta a camminare, che dà loro delle prospettive. Ed è quello che un po' si cerca di fare anche nella parte bassa, in Briona, Fara, Sezzano, Gemme, Carpignano, Sillavengo. In questi anni si stanno un po' interrogando sulle modalità di vivere una catechesi parrocchiale e di unità, mescolando i due elementi, con cammino in loco, perché la nostra identità è forte e ce la teniamo profondamente, i nostri campanili ci piacciono, ma allo stesso tempo ci piace ascoltare anche e avere così un cammino condiviso con le altre realtà. Abbiamo provato in questi anni a fare cammino di formazione come unità pastorale, ci incontriamo 3 volte, cammino di preghiera, un'adorazione eucaristica per le catechiste al mese in ogni parrocchia, che ci ha davvero unito, cammini di formazione per la cresima e la comunione. Abbiamo fatto il primo ritiro dell'unità pastorale a Sacro Monte di Varallo qualche sabato fa, portando su 150 genitori bambini, è stata un'esperienza intensa, speriamo positiva, e sono un po' le linee sulle quali ci si muove, parrocchia e unità pastorale insieme a braccetto. Ed è un po' anche la prospettiva che ci auguriamo, così qualche linea, qualche strada da tracciare, aperti ai suggerimenti che gli altri ambiti di pastorale ci vogliono dare e ovviamente anche il nostro vescovo ci vorrà indicare. Il desiderio di lavorare un po' come vicariato, di confrontarci, magari i tempi sono buoni per incontrarci ogni tanto, per avere dei contatti, anche se abbiamo fatto negli anni degli incontri di formazione promossi anche dalla diocesi sul vicariato. Valorizzare la formazione dei catechisti. Siamo sempre chiamati a diventare testimoni, annunciatori, e ci servono strumenti nuovi, sia come vicariato che nelle zone, per non far spostare troppo queste catechiste avanti e indietro. E poi la sperimentazione. Ci servono non nuove parole, perché la parola di Dio è fondamentale ed è quella che vogliamo annunciare, ma nuovi metodi, nuove impostazioni, nuovi ambiti che forse sono vecchi e abbiamo tralasciato, la catechesi battesimale che solo raramente viene fatta nel nostro territorio, che invece è un incontro importante, il legame tra la catechesi e la pastorale giovanile, dall'uno si passano i ragazzi all'altro, è bello che sia fecondo questo rapporto.
la liturgia nella quale vanno coinvolti i nostri ragazzi e le nostre famiglie, il dialogo con gli adulti e le famiglie, come annunciare anche a loro. Insomma, speriamo di poter in questi settori ricevere suggerimenti, aiuti dalla comunità e dallo spirito per annunciare sempre con maggiore efficacia ai nostri ragazzi e alle famiglie che hanno le loro spalle il Vangelo di salvezza e di speranza. Grazie. Tocca a me, sì. Buonasera, ben trovati a tutti. Sono proprio felice di essere qui questa sera tra voi perché al settimo vicariato, ormai sono al conto alla rovescia, me ne manca solo uno, lasciato per la valle più lunga e più articolata ad albero, la Val d'Ossola, l'ultima tappa a metà maggio, sperando che ci sia il sole. Devo fare all'inizio una dichiarazione di amore. La Valsesia, voi sapete, è la valle che mi ha stregato. Per farsi stregare ci vuole un po' di bisogna crederci molto, un po' di arditezza. Vi ho abitato i primi 10 anni quasi 2 mesi all'anno, facendo il prete, il sindaco, la levatrice, no? Quello che chiama l'elicottero, eccetera. Dopo, essendo diventato un po' grande, mi sono un po' ridotto a 1 mese, dunque da 38 anni che vengo, quindi mi mancano solo 2 anni per il TFR. Anche se adesso le finestre si sono allungate, però ho 62 anni, se faccio i conti, il numero 100 raggiungo già 110. Ho abitato sempre in una casa d'affitto in Valsesia, prima nella casa parrocchiale, pagando l'affitto, non so se quelli che lo ricevevano pagavano lì, problema loro. E adesso abito con una famiglia. Gli anni d'oro erano, addirittura passavano 200 persone la stagione, mettendo in panico tutti quelli del paese che hanno 200 persone su una parrocchia di 4.200 abitanti. Quindi era una bella proporzione, infatti noi costruivamo tutto l'anno a Lima. Questi ultimi anni ne ho fatto una famiglia perché preferisco stare con la gente normale. Ho amato molto la Valsesia, anche se è un amore drammatico, perché se c'è in giro una goccia d'acqua viene a Lima, in tutta Europa. Perché guardando in giro la gente, sono sincero, mi chiamo Franco, i preti stanno imparando questa cosa e quindi qualche volta porto qualche bombola d'ossigeno per assisterli, no? Certe volte mi sentivo non l'ospite inquieto ma l'ospite indesiderato, perché sembra quasi che facevano loro un piacere a prendere te, non tu a fare il turista da loro. E su questo bisognerà che ci diamo una botta di vita, se volete. È vero che siete la Valle Verde, però insomma, se fossimo, perché adesso uso la prima persona plurale, una valle accogliente non è una cosa da poco, perché pare che torni a beneficio nostro. Non so, vi risulta questa cosa. Ecco, però l'ho amata, bisogna crederci, ma l'ho amata tanto. Ho fatto le cose più belle della mia vita lì, ho scritto quasi metà dei miei libri. Scappavo ogni tanto, i primi 2 giorni, secondo la regola del Cardinal Martini, bisognava lasciare che il corpo riprendesse la sua... perché il corpo è un animale flessibile, si piega, ma dopo ti dà la sberla indietro. Allora Martini diceva, per 2 giorni devi lasciargli riprendere ciò che... E ci dava un segnale, il regalo anche ai preti, e quando ricominci a sognare, proprio il sogno del mattino.
E difatti quella mattina lì, quando ricominciavo a sognare, scrivevo anche 5-6 cartelli in una mattina. Ecco, questa dichiarazione di amore per la Valsesia è davvero profonda. Non conosco la zona centrale, diciamo così, da Quarone in giù, e la zona bassa, anche se ci siamo fermati per anni al bar di Fara, no? Poi, quando hanno costruito l'autostrada, io dal 73, quindi 38 anni, non sono, sono una vita intera, hanno costruito l'autostrada che usciamo a Romagnano Gemme, ci fermiamo al Marchio del Dolce, ci abbiamo tutti i nostri santuari, no? Qualche volta ho comprato il pane a Romagnano, incuriosendomi di questi misteri del Giovedì Santo, ma non avendo mai frequentato, ho promesso al parroco che vengo ad agitarne un paio, quindi preparatevi. Ecco, volevo solo dirvi un pensiero mio in partenza che prendo dalla lettura che abbiamo detto, no? È un pensiero veloce ma forte. Pietro, è la prima lettera di Pietro, qualcuno dice che non è proprio il Pietro Pietro, però anche se fosse, come si usa dire, pseudepigrafica, cioè l'attribuzione alla figura di Pietro, è così potente questa espressione con cui inizia il brano con cui, che abbiamo ascoltato, sentite, stringendo, è Pietro che parla, a lui come pietra viva, rigettata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite, testo originale dice, sagomati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, di un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E poi più avanti si dirà, voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo di Dio, come ha detto il Beato Donizio, no? Che Dio si è acquistato perché proclami le sue opere meravigliose. Pensate, nessuno sa che questo è il testo citato 14 volte nel Concilio, è il logo del Concilio. In questi due aspetti, primo, che solo ritrovando ed aggrappandoci, stringendoci a lui come pietra viva, è Pietro che lo dice, avrebbe potuto dire basto io, sono il figlio del capo, sono il rappresentante, sono il papa, no, ma dice io che sono la forma più alta della responsabilità della Chiesa, vi dico stringetevi a lui come pietra viva. L'effetto è molto forte. E poi dice pietra viva, la pietra è la cosa più inerte, la parola pietra viva è un ossimoro, cioè l'ossimoro sono due parole che si respingono, ghiaccio bollente, croce gloriosa, pietra viva, perché indica sia il carattere solido della pietra, ma sia il carattere capace di incastrarsi l'una con l'altra per costruire che cosa? Un edificio spirituale, un popolo in cammino, eccetera, eccetera. Anche voi venite sagomati. Essere sagomati non è tanto facile, Bisogna togliere gli spigoli, bisogna incastrarsi bene con gli altri, bisogna costruire un edificio, bisogna avere un disegno, bisogna avere un progetto. E così possiamo anche giocare sulle due immagini che il vicario ci ha detto, no? A cui tengo molto, conosco da dove vengono, cioè lui sociologo, frequenta questi ambienti qui, quando hanno trovato due immagini che poi sono quelli della parrocchia, no? Pellegrino e nomade. Però vedete, il pellegrino spesso rimaneva sotto i ferri del suo sogno di raggiungere o Gerusalemme, o Roma, o Santiago. Era un cammino avventuroso. Il suo vantaggio era di avere una meta. Il suo pericolo è di poter soccombere lungo la strada. È come chi va in montagna e si ferma ai salati. Non procede.
vero quel che dice Maurizio, che tutti e due gli imbagli hanno un grande vantaggio e uno svantaggio. Il nomade forse non ha una meta, forse le vuole assaggiare tutte, forse vuole stare a crocevia di 5-10 strade, non prendendone mai una con sicurezza, tentandolo un pezzettino, poi tornando indietro, o come facciamo, o facendo zapping tra i diversi programmi della sera, ma il suo pericolo è di diventare un bighellone, che dice anche questo l'immagine, perché io ho letto il testo che lui ha letto. Di diventare un flâneur, dicono i francesi, un che gira per tempi. Cioè, può essere un vantaggio, la generazione nuova, postmoderna. Io ho tradotto questa cosa con questa immagine, molto forte, attenzione, tenetevi, allacciate le cinture di sicurezza. La nostra generazione, compresa questa di Donizio, 1945-80, aveva 2, 3, 5 ingredienti per fare la torta della vita. Gli hanno detto, prova a cercarne qualcuno in più, così si arricchisce sapore. Ci abbiamo creduto, caro Enrico. Chi ne ha trovati 2, chi 3? Abbiamo provato questa volta, l'altro giorno, con Gianluigi, ha detto, questo non ne aveva 5, ne aveva 3, che ci stava raccontando la storia. Ne aveva persino di meno, eppure ne ha trovati, è arrivato fino a 10. E ha costruito, in questo sforzo, la propria identità personale, la propria relazione familiare e la nazione e il paese d'Italia. Se voi osservate, in quegli anni lì, le tre cose funzionano simultaneamente. Venendo fuori e non avendo neanche, come dire, risparmio a dire che siccome stiamo ricostruendo l'Italia le cose più importanti sono le industrie, le cose, non avendo risparmio per la questione dei deboli, degli ultimi, l'associazione di bambini disabili che io seguo nasce nel 1946, quando un professore di Milano dell'Istituto Besta di Neuropsichiatria Infantile dice io li curo ma chi li educa? Guardando fuori dalla porta c'era lì da ricostruire tutta la città. Eppure di fronte ai bambini disabili dice io li curo, chi li educa? E tutte le prime signorine sono pedagogiste, mie ragazzotte, quelle che chiamano le mie ragazzotte, e adesso sono un po' asci, capito? Ecco. Insomma, le prime sono pedagogiste, dopo sono diventate perché hanno fatto... dopo se sono in grandezza sono 300 oggi, tutte donne, ma corazzata potionchi sono, capite? Ecco, però un errore l'abbiamo fatto questa generazione. Chi è di questa generazione? Abbiamo pensato di risparmiare ai nostri figli, nel senso che io non li ho avuti, ma insomma quelli che... no? Quei sacrifici, quelle lotte, quelle conquiste, quei punti di arrivo che ci avevano fatti diventare grandi noi. Quante volte abbiamo sentito dire, deciderà lui da grande, non voglio che mio figlio faccia gli stessi sacrifici che ho fatto io, bravo, se ti ha fatto grande te. Si può cambiare la parola, le stesse lotte, le stesse conquiste, eccetera. Così che non per colpa loro, noi diciamo questa frase, e questo ha ragione Donizio, che sono fragili, no? Questa frase è molto rassicurante per noi grandi. Sono nella situazione capovolta dei figli dell'abbondanza. Loro hanno il problema inverso, hanno 1000 ingredienti per fare la torta della vita, non solo perché Enrico, vedete quanti ingredienti c'ha, no? Capite? È ben disposto, pensate quando io ero piccolo ero magro sigarino, ho delle foto che testimoniano, no? Sono aumentato 30 kg in un anno di sanatorio, sono entrato a 63, ho uscito a 94,
e dopo ho fatto le aggiunte, capito, di stagione, appunto a rima. Ma questa generazione non è meno, non è più fragile, come noi diciamo, questa è una cosa sbagliata, ha il problema inverso, che è il problema di scegliere tra i 1000 ingredienti che ha per fare la torta della vita, quei 10 che la rendono effettivamente aggreabile, scartando i 990 che la renderebbero immangiabile. Perché purtroppo sì, questo, la cultura intorno dice che se ogni lasciata è persa, non è vero. Ogni lasciata ti dà un volto, ogni decisione ti fa prendere una strada, ti fa appassionare una storia, ti fa seguire un percorso. Se vai in Valvogna non scegli di andare in Val d'Otro. In Valvogna puoi andare all'Alpe Larecchio o su, conosco i sassi da guardare su, 38 anni per sbarcare il lunario, no? Se vai invece alla Val d'Otro devi immaginare una giornata d'incanto, se invece vuoi andare un po' più in su, allora devi attrezzare lo zaino, perché anche se il meteo prevede 2 giorni bellissimi in montagna, come nella vita, non si scherza. Se non hai l'attrezzatura nello zaino e il fiato nei polmoni, noi quando avevamo il gruppo di giovani che invece, perché le ultime generazioni venivano a Rima poi andavano giù a far rafting, dice bravo, vieni su, torni in re. Noi invece davamo come obiettivo alla fine del turno di fare rosa, ma bisognava far prima tagliaferro, piccolo altare, piglimò, i passi eccetera, perché se andavi il fiato e dopo da Cristo delle vette in avanti ti uccide, hai l'anestesia totale. Ecco, questa come immagine un po' dobbiamo con la nuova generazione avere educatori forti, presenti soprattutto, e così arriviamo ai grandi temi, no? Presenti, che siano anche rassicuranti, che dicano non è vero che ogni lasciata è persa. Mi ha molto colpito, grazie Enrico, lascio il tuo inizio adesso, che è il primo, tutti io, perché ne ho fatte 7 riesco a fare i confronti, no? È il primo che non solo con molta lucidità ha indicato 2 modelli, essendo questo un vicariato budello, che va appunto nei primi paesi quando passavamo prima di fermarci a Fara. Il bar di Fara ci deve pressappoco metà del suo incasso, no? Capito? Tanto è vero che la nostra guida arrivava sempre con la bottiglia del bar di Fara perché l'aveva dato pur vanno 50 ragazzi. Ha detto 2 cose importanti. Un modello che di pastorale giovanile, ma questo è interessante perché vediamo dove andiamo nel futuro, in questo vicariato appunto che si snoda dal piede quasi ancora, abbiamo sentito oggi un sacerdote parlarci di in mezzo alle risaie e tramonti sognanti eccetera, no? Fino alla parte alta della Valsesia, poi divisa tra Rimella, Valmastellone, Valsermenza e poi l'alta valle che arriva all'Agna e oltre, dove ci sono i 2 grandi poli di aggregazione, forse se ne possono aggiungere anche un paio da altri, Borgosesia e Varallo, che hanno una funzione, ho usato un termine tecnico, centripeta, perché hanno strutture, perché hanno capacità di attrazione, eccetera. È un modello che forse invece rappresenta di più il futuro, che è l'alta Valsesia, la bassa Sesia, concentrata invece in un lavoro per e con i giovani che si affaccia più da volano per poi le parrocchie degli adulti. Lì sarà l'esperimento, dillo quando torni a casa, no? Come sarà la chiesa del domani degli adulti, perché voi avete un vantaggio di avere le arterie più elastiche, non è un vostro merito, no? E questo vi rende anche più elastici dei normali, e certo dovremmo immaginare, questo lo annuncio pubblicamente, il mio padre
parroco della Val Sermenza, che quando fa tutte le 8 esprovoche fa 62 chilometri, e l'ho raccontato su tutte le piazze d'Italia, capite? Non può non dire alla gente che è superata l'idea di una chiesa, di un prete, una chiesa, un campanile. Questa idea ci piace tanto, no? Ma è finita. Dobbiamo dirlo onestamente, è finita. Per questo l'accenno di Enrico, a questo termine preciso, la pastorale giovanile che lavora tra le parrocchie, pur mantenendo un momento domestico in ogni parrocchia, farà da volano. Voi sapete cos'è il volano? È quella ruota che viene messa sui motori, che all'inizio va molto lentamente perché è pesante e quindi è il motore che la spinge, cioè l'Enrico, Giovanni, la Francesca, la Chiara con loro donne. Poi dopo il volano, essendo pesante, quando ha preso, aiuta il motore a muoversi. Ci sono anche i pazzesi volanti, no? Il motore è la parrocchia invece dei grandi, che invece certe volte sembra un po' appunto configurata come il giurassico superiore, no? Anche perché c'è questa strana dinamica della Chiesa, chissà se riuscirò a toccare qualcosa, di coadiutori che hanno un indice di alternanza molto alto, e parroci invece che sono tutte medaglie d'oro alla resistenza. Basta le statistiche, non sono osservando, capite? E quindi voi capite come strategica questo momento della pastorale giovanile. E una cosa mi ha colpito, che stavo dicendo, che non è stata detta degli altri, oltre alla lucidità dell'aver descritto i due modelli, che potrebbe essere utile portare anche sui centri più grandi, perché sia Borgosesia che Varallo hanno intorno una corona di paesini, peraltro io li vedo sui cartelli, dice, ce ne sono due, Locarno sono mai stato, e qui io no? Sì, dice che Locarno è dopo Canopio, come fa Veschi, c'è già l'indicazione qui, no? Ma ha detto che ce n'è uno apposta, no? Così come anche qualcuno di Vanzone, eccetera, ci sono quei paesi lì, ma siccome sono sotto Varallo, per adesso siamo arrivati a San Gottardo, Campello Monti, nelle nostre, quando siamo sicuri che il giorno è bello partiamo a fare un giro così. L'altra cosa che mi è piaciuta, che sottolineo perché ci credo molto, è il tema che nella pastorale giovanile ci sia enfatizzato il momento della carità. Perché su un campione di 1500 giovani dalla città di Novara, non di Palermo, fatto quest'anno, risulta che il 47% dei giovani si dedicano allo sport attivo e passivo, è una cifra molto bassa, 3-4 se non ricordo più, al tema del volontariato, chiamiamolo così, più ampio, e quindi per sé la domanda era più ampia. Io credo che questo sia un effetto devastante della perdita di quella cosa che avevamo in Italia, che si chiamava servizio civile, e che per 4 soldi è stata contrabbandata da un cattolico, perché bisogna dirlo, ognuno si prende le sue responsabilità, però è già nella gloria del padre, quindi poi là c'è il condono, solo perché prendevano 400 euro al mese. Ma intanto un giovane che dai 20 ai 21 anni faceva per un anno l'esperienza di un servizio, si accorgeva che c'erano gli altri, che c'era il paese, che c'era una biblioteca, che c'era una casa per anziani, che c'era un popolo, che c'era una nazione. Dico a tutti i preti giovani di verificare se sul loro palinsesto, non chiamatelo programma, chiamatelo come volete, io sono, capito, uno della parola, mi arrabbio quando le parole vengono corrotte, perché la prima forma di corruzione è quella della parola. Difatti avete sentito che i nostri dicono: no, ma la casa la pagava un altro, io non lo sapevo, era vista Colosseo, ma
L'ha pagato un altro. Io non ho mai trovato nessuno che mi ha pagato l'affitto a Riva. Se ce ne fosse qualcuno disponibile si faccia avanti. Ecco, al di là di tutte queste cose io dico una serie, perché c'è sotto un difetto fondamentale, che il volontariato, chi fa qualcosa per gli altri, chi serva solo per esprimere quello che c'ho già dentro, che sarebbe in salvo già con la preghiera, con la parola di Dio, con le altre cose della nostra santa religione. Ma come questo? Sarebbe come dire che gli atti dell'amore che un ragazzo fa verso la ragazza, regalargli il mazzo di rose al compleanno e per gli sposati all'anniversario di matrimonio, non ho parenti tra i fioristi, sarebbe come dire che questi sono solo atti espressivi, che non costruiscono, questi sono quelli esterni, no? Poi ci sono quelli più vicini, cara, hai bisogno di qualcosa, no? Dice dove si mette la forchetta, perché la prima domenica che preparano la tavola assieme, dice da che parte si mette la forchetta, e lui, lei la guarda e dice ma tua mamma non ti ha mai insegnato dove si mette la forchetta. Siamo, gli atti dell'amore sono solo espressivi o costruttivi dell'amore? Costruiscono l'amore o lo esprimono soltanto? Così che se uno non fa atti di amore, dopo 40 anni dice sì, è 40 anni che siamo insieme, ma l'amore deve essere una notizia persa. Così come gli atti della fede sono solo espressivi della fede o la tengono viva e la costruiscono? Anche a me dicono, Don Franco, lei è simpatico, ma io vengo in chiesa quando mi sento, signore, faccia pure, però vedrà che dopo, a furia di non praticare, no, sarà difficile anche capire di credere. È vero che ci sono dei praticanti che non sono credenti, ma questo è un altro problema. Ecco, questo è molto importante, quello che tu hai sottolineato, e volevo riproporlo assieme a questo snodo fondamentale sullo sfondo di questo cambiamento che voi sapete data con un anno preciso, 1989. La caduta del muro di Berlino fa cadere le ideologie, ma cadendo le ideologie noi abbiamo gioito troppo in fretta, che non dovevamo più confrontarci sulle bandiere rosse, bianche, verdi e gialle. Difatti avete visto che l'unica bandiera che c'è dopo è di tutti i colori, che va bene a tutti. Capito? Solo che pochi hanno notato l'effetto rovinoso dalla caduta dell'ideologia è stata anche la caduta degli ideali, delle visioni sintetiche della vita, dei progetti. La parola progetto è diventata impronunciabile. Se dite voi del corso fidanzati in due, avete un progetto di vita voi che vi sposate, dice scusi, guardi che il progetto mi è già costato un capitale, l'ho fatto fare dall'architetto. No, che rispondono così. Ecco, difatti, secondo la legge dei pieni e dei vuoti, quella mancanza di progettualità è stata sostituita con il pieno delle emozioni, dei sentimenti. Oggi il grande regista del sentirsi realizzato, parola magica, mi sento realizzato, non realizzato, non è più se ho un sogno da perseguire. Anche noi preti poi abbiamo la coda di paglia, finita la parola progetto, dice ma voi due avete almeno un sogno? E lei ti guarda con gli occhi a stelline e cuoricini. Ci siamo? Perché ecco, è molto importante quindi capire che il nuovo tempo è un tempo che misura se stesso su questo, e allora quello che io ho sottolineato già nell'omelia d'ingresso, cioè il tema dell'educazione, a tenere vivo i vantaggi e svantaggi delle due immagini, cioè a tenere vivi i vantaggi e correggere gli svantaggi delle due immagini presentate dal padre Ezio, no, Caretti all'inizio.
un paio di parole voglio dirle anche sulla famiglia e sulla catechesi, e prima di lasciare lo spazio a qualche domanda. Voi sapete che io ho un amore segreto, oltre che per Rima, in tutta Italia Rima è conosciuta come la mia parrocchia segreta, e dopo ho dovuto dire che però è stato meglio così, perché quando c'è stato sono venuti a Rima un gruppo di Novara, hanno detto è libero il posto Novara, sarebbe bello che venissi, tu dicevi vi piacerebbe, perché pensavo che mi avrebbe mandato in Vaticano a drizzare banane per la merenda in qualche ufficio, no? So dire anche qualche parola, scrivere qualche pagina di testo, perché spesso non sanno più neanche scrivere, no? Certo, col martello di gomma, drizzare le banane per la merenda, perché vanno tenute bene. E invece qualcuno deve aver fatto lo scherzo, forse certo anche lui, e deve aver insistito, forse pagato persino. Ecco, il mio amore segreto, l'altro mio amore segreto è la famiglia. Ieri ero a Bose con 160 persone. Le mie famiglie sono famiglie, no, particolari, che, di cui il 60% sono figli disabili, e lì ho imparato, dicevo proprio ieri a Bose davanti a Enzo Bianchi, che io ho avuto fino a 45 anni i più grandi maestri di teologia d'Italia, non per merito, perché mi sono capitati. Da 45 a 60 rotti quante ne ho adesso, i miei grandi maestri sono stati le famiglie, perché se tu stai a bagnomaria con loro impari per osmosi, per contatto. Perché? I problemi che avete esposto voi, la famiglia col bambino disabile ce l'ha subito. Simpatica la signora, diceva che i due punti fragili, pensate, miracolo dei miracoli, sono i due punti della nascita, cioè la nascita del bambino e la nascita alla vita adulta, che si chiama l'adolescenza, diventano i punti di minaccia della coppia, di crisi della coppia. Ha ragione la signora, ma è una cosa piuttosto paradossale questa. Se c'è l'unico miracolo chiaro al mondo è che nascono ancora dei bambini. Più che se ci fosse qui un paio di madonne che piangono e un pezzo di Padre Pio. No, perché se io vi dicessi che domani lì, dietro Quarona, si è messa, a parte che telefonerebbero subito in curia a Novara, lei cosa ne pensa? Dice, fate pure, fatela piangere se piange sta madonna, no? Capite? Però il miracolo che ho sotto gli occhi io non lo vedo, che la vita ancora oggi possa nascere, che due persone corrono il rischio in questo tempo di crisi, in questo momento di difficoltà, in questo ambiente di depressione, far nascere la vita. Abbiamo un dato indubitabile, la media nazionale delle nascite è 1,4, ultimo, come si dice lì, il volume pubblicato dal Beato Ruini, no? Con, fatto molto bene da un gruppo di esperti, non è CINSIS, no, no, una cosa proprio di demografi che si sono messi insieme, capitanati, lo ricordate Ruini, no? Ecco. Ma hanno fatto, mentre l'anno prima era 1,2, è uscito un libro che io posseggo intitolato 1,2. Quindi non vuol dire, vuol dire che non ci sono due figli per sostituire i due genitori, che poi bisogna sostituire anche gli altri, preti, suore, single. È aumentata leggermente la natalità, ma hanno fatto una seconda domanda. Alla coppia hanno detto: quanti figli avresti desiderato e quanti ne hai realizzati? La media nazionale è 1,4 quelli effettivamente nati, 2,19 i figli desiderati, sullo stesso campione di coppie.
quindi vuol dire che c'è uno spread, se non dici spread oggi non sei all'altezza, no? C'è uno spread interessante tra il figlio desiderato e il figlio realizzato, ma questo spread che riguarda il numero è molto più complesso e difficile per quanto riguarda il sogno del figlio, che si presenta esattamente perché il bambino è bello, ma dopo diventa anche impegnativo, è benedizione ma diventa anche compito. E se non lo è subito il primo anno, perché tutte le notti ti tiene sveglio 3-4 ore, sapete che la domanda classica che si fa alla coppia quando trovate come va il bambino, no? E lei dice la cambia lì per la notte, no? Capite? Che vuol dire che... Ecco, sì, questa cosa emerge potentemente nell'altro momento di crisi segnalato dalla signora, che è quello dell'adolescenza. L'adolescenza è il momento in cui la mamma soprattutto si accorge che la figlia ideale che c'ha lei nella testa non è la figlia reale che c'ha lei davanti. Soprattutto sulla ragazza, questo si vede, ma il ragazzo si arrangia bene anche lui a mostrarlo. E questo spread, questa volta invece psicologico e educativo, è veramente oggi un momento di ridefinizione della coppia. Ecco che allora bisogna accompagnarli nel momento che è vero che la differenza tra matrimonio e famiglia è esattamente questa, che mentre il matrimonio nasce e cresce su un gesto di libertà, la famiglia, che è la prima forma sociale, nasce e cresce con un progetto di libertà che deve costruire, ma che sta alla fine, non all'inizio. Perché tu hai scelto di avere figli, ma questi figli te li trovi. Magari non sono proprio come li avevi desiderati. Dove hai imparato questa cosa qui? Esattamente con le famiglie, con i figli disabili. Perché lì il rapporto tra figlio sognato e figlio reale è drammaticamente sotto gli occhi. Nel senso che la madre ha il senso di colpa e il padre non sa dove mettere le mani. Spesso fino ad arrivare alla terribile determinazione di dire te le fatti, mi vo. Devo tradurre? Si può dire non con le parole, si può dire in molti gesti. È terribile, eh? Io ho provato a vedere perché noi maschietti non sappiamo dove mettere le mani. A volte non è fatto con cattiveria, semplicemente perché uno così a disagio quando ha la situazione. Ma la stessa cosa c'è tra due genitori quando davanti al figlio adolescente. E sono spostato l'oggetto. Però questo è l'impegno più grande che noi abbiamo nella vita, o meglio, la soddisfazione più grande. Io sono venuto per dirvi questa cosa. Voi potete lasciare ai figli il patrimonio più grande, sentite, patris munus, il compito del padre. Essendo che il matrimonio è il compito della madre, che è quel de metti in sé, ma spuses, se sticchia fa in capo. Enrico, che è la ragazza, capito? Quante volte te l'avevo già detto la mamma, no? Ecco, il compito del padre è di trasmettere il senso di responsabilità. Può lasciare patrimoni infiniti, ma se non trasmette la capacità di rispondere delle cose lasciate e di risponderne, una volta erano i nipoti che facevano fuori le ditte, adesso sovente sono i figli. Per questo in Brianza usava che il figlio, i primi 10 anni, venisse mandato a lavorare nella ditta concorrente, a farsi la spina dorsale. Un'altra cosa adesso, può dirla. Mi sembrava che le suggerisce l'altra persona, certo che la conosco bene. Ecco, questa io invece, un papà e una mamma che possono dire è diventato grande, ha magari avuto studi diversi da me, ma è un uomo, una donna, una volta si dice, questa espressione semplice, di parola, cioè che sa rispondere non solo di fronte agli impegni, ma giocando se stesso, quello, in quel momento il figlio era diventato grande.
ed è la più grande soddisfazione che puoi avere, perché puoi aver lasciato lì quintali così di capitale, ma se non hai generato, questa è la generazione più difficile, queste sono le vere doglie del parto. Per questo è molto importante stare vicino alle coppie in questo momento. Vi assicuro, anche i preti, lo dico in ginocchio, amate di più le famiglie, vi faranno fare il prete in modo diverso. Il silenzio ha lasciato il posto. In questo senso proprio, ed è vero quel che dicevano, purtroppo non ho puntato il nome, mi piace chiamarle persone per nome, no? Ed è vero quel che diceva lei, che Monica, che da un lato, e poi ha ribadito anche non suo marito ma l'altro sposato, Giovanni, ed è vero che, pensate, se da sempre storicizzare le cose, se dal 45 all'80, senza che l'avesse comandato un governo, tutti sono passati dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare, fatta di un nucleo solo, se l'avesse fatto una legge il governo si sarebbero trincerati dietro. Invece insensibilmente questo è avvenuto, vivendo, addirittura vestendo, configurando la casa come il vestito perfetto della famiglia fatta di un nucleo solo, dagli anni 80 in avanti, piano piano, i primi tempi, ricordate, erano due o tre coppie, e ricordo sempre il primo giro, primo dice sono Franco, Giovanna, no, eccetera, 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 veniamo da qui, torniamo di là, il secondo, il terzo, il quarto dice noi conviviamo già da 2 anni, il quinto dice noi conviviamo da 1 anno, allora i primi 3 dice anche noi dobbiamo dire una cosa, e si ritornava a dire che anche loro convivevano. Di fronte a questo punto noi non sappiamo cosa dire, ma una cosa va detta, che è diventato difficile iniziare a vivere insieme. Suggerire, per cui succede che si sa bene il punto di partenza, quando ci si guarda in faccia con gli occhi a stelline e cuoricini, no? Capite? Si sa bene il punto di arrivo. Mi ha colpito quest'ultimo dato che ho letto su una delle riviste che frequenta Donizia, quelli di sociologia, no, qualcuno ce l'ho anch'io, tanto per tenermi al pari, che ormai più del 50% regolarizza la propria posizione, sia il civile che il religioso, in presenza già dei figli. Questo vuol dire che il mio sentimento verso di te non è così sicuro da poter dire quelle cose che invece troviamo scritte sui muri. Al decanato del Cusio ho detto a uno simpatico lì davanti che ci aveva lo sguardo tonico, ho detto fammi le foto, poi trascrivere tutte quelle frasi di ti amo per sempre, no? Cucciolo mio, no? Io quando passo mi diverto un mondo a leggerlo, cercando di tenere anche un occhio sulla strada, adesso c'è il Don Gianluigi che mi porta, perché dice guarda, il linguaggio dell'amore ha sempre dentro la totalità. Perché provate a dire, no, a lei che ti amo cubì, quanto basta, tra guarda con Dio, no? Che il linguaggio dell'amore è sempre dentro una totalità e tuttavia i gesti, le passioni, le emozioni, i sentimenti sono incerti. Ecco allora che noi come Chiesa dovremmo diventare capaci di accompagnare. La convivenza è un sintomo, prima di essere un problema morale, è anche quello. Lo dico anche sul versante degli adulti, è un esempio che ho contato alcuni. Ero lì col mio compagno del parco di Cesano Boscone, e c'era la signora che è nostra coetanea, arriva la figlia e racconta la storia delle calamità dell'ultimo anno nel suo matrimonio. Noi siamo sessantenni, potremmo avere figli che sono appena o già 4-5 anni sposati. E conclude in modo tranchant e poi non sento più niente per lui. Io sono già vescovo, sto schiscio, c'è una mamma, c'è un parroco, parleranno bene, vedo che nessuno si muove,
no? No, per la verità la mamma ha detto, e cara, catechista e per giunta faceva anche un po' di Caritas. Dice, se non senti più niente, dunque non c'è più niente. Io aspetto il parroco, quale uno di quelli doc, bravi, 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 lui ce lo conosce, anche lui dice qualcosina, io gli dico, senti, se mio papà fosse andato al lavoro solo fin quando si sentiva, io sarei morto di fame, ma come vedete non è successo. Adesso rispondete a questa domanda. Questo è un esempio laico o religioso? No, queste sono le storie che vi raccontano sui giornali. Questo è semplicemente un esempio antropologico. La divisione in laici e cattolici è molto rassicurante per i due fronti, come fra interisti e milanisti. Essendo che io sono un interista nato per soffrire, no? Vedete, ho fatto regalare 6 punti al Novara e non riusciamo a tenerlo in A. Ci siamo? Ecco, cosa vuol dire educare attraverso i sentimenti a una scelta di vita? Questo è il tema della convivenza. Educare attraverso i sentimenti a una scelta di vita. I sentimenti sono quel carburante che ti sono dati, potente, che deve portarti a una scelta di vita. Faccio questo esempio che mi è venuto 6 mesi fa, l'ho già raccontato, ho visto che è efficace. Se tu hai fatto il pieno della macchina, accendi l'auto, no? Carburante, scalda. E anche il calduccio dentro, se sei in due, dice come stiamo bene noi due, no? Capite? Però se non metti la marcia e non scegli una direzione, o quella del nomade o quella del pellegrino, per adesso non interessa molto, il carburante si consuma tutto, a un certo punto succede, dice te ma non fa più calduccio tra noi due, e non abbiamo fatto un metro di strada insieme. Perché la potenza degli affetti è esattamente questa. Pensate, due si mettono insieme venendo da storie diverse, famiglie diverse, mangiano con lo stesso cucchiaio, fanno cose inenarrabili insieme, no? Eppure questa potenza enorme ci è data per costruire un sogno comune. Così poco da preti che fa una vita nuova. Che ci fa entrare noi, che non supereremo il 2030, nel futuro attraverso di loro. Noi vuol dire me, ecco, questo è il tema grosso. E su questo punto termino, perché voglio lasciare, se volete, un po', tanto devo dormire a Varallo, no? Capite? Su questo punto anche il tema allora dell'educazione alla fede deve seguire soprattutto gli snodi dove la vita personale, la vita familiare, gli snodi vuol dire le svolte, i gomiti, dove la vita batte colpo, si accende, lì dobbiamo esserci. Qualcuno ha detto questa cosa che poi mi ha fatto vedere oggi un prete, dice parliamo del battesimo, poi ci dicono ciao fino alla prima comunione. Comunione. 3 o 4 anni li stremiamo, poi ci dicono ciao se arrivano al matrimonio da noi, se no lo fanno col sindaco, il quale recita anche la poesia adesso, si è attrezzato per fare la sua bella figura. Adesso poi c'è la possibilità di andare a scegliere anche il cantante che ti sposa, figurati come diventa emozionante. Ecco, ma questa cosa ci fa trovare pericolosamente assenti nei momenti dove le famiglie ci sono già. Andiamo a far convegni, a ricercarle, abbiamo lì 70 famiglie con i bambini all'asilo e da 0 a 6 anni non facciamo niente con loro. Ma sono i loro figli, è il momento magico. Dov'è il prete?
dov'è l'educatore? Dov'è la persona? Dov'è il compleanno? Bisogna stare dentro, voi sapete che questa era la mia formula al convegno di Verona. Bisogna abitare la grammatica umana per dirvi dentro la parola cristiana. Ma la grammatica umana, i linguaggi umani vanno abitati, vanno assunti, starci dentro. Vi assicuro che vi danno dietro tanto, proprio in forza di vita. Questa è la cosa che a noi manca di più oggi, essendo questa la mia valle. Non la vorrei solo verde, la vorrei tonica. Certe volte mi avrebbe voglia di fermarmi, no? Un paese o un altro. Adesso magari mi fermerò, perché per la prima visita ufficiale vengo vestito così, no? Con questa chincaglieria ecclesiastica che ci mettono sopra, no? Ma dopo mi vedrete in giro, già mi ha visto in giro di Novara, no? Uno mi ha detto che mi aveva visto a Ticino Ovest, ma lei cosa fa in giro qui da solo? Non mi risulta che ci sia un documento del Papa che proibisce i vescovi di andare in giro da solo. Capiterò in fondo a una chiesa. Sono stato già a Crealla, no? L'ultimo paesino della Val Canobina. Mi piace andare in giro così, a vedere la gente, qualcuno mi riconosce, qualcuno non mi riconosce, non fa nulla. Possono testimoniare i miei amici di Rima che faccio così via da tanti anni. Ecco, per essere servitori della vita abbiamo bisogno di speranza. Concludo dicendo, ho amato la Valsesia. Per amarla bisogna crederci tanto, vi assicuro, eh? Però continuerò ad amare la Valsesia. Sono le 11:15, quindi diamoci un tempo, possibilmente non oltre le 11, ma qualche domanda la possiamo provocare adesso, che magari sia puntuale e si possa attendere una risposta precisa, al limite delle cose precise che non sono sempre immediate. Fate come i tedeschi che dicono: io ho una domanda, due punti, una frase. Ho detto così stamattina, un prete mi ha letto un articolo intero di giornale. è più forte di me dirlo, ma sapete. Adesso questo ho mantenuto un po' di. Andiamo a portare il microfono, abbiamo delle veline qui. Scusate, ma più che delle domande vorrei esprimere dei desideri. Vorrei che i sacerdoti, nel nostro vicariato, ma anche gli altri, fossero sollevati da impegni amministrativi e di tutela dei beni, delle strutture, delle parrocchie, per potersi dedicare più alla cura d'anime, a frequentare le persone, non guardando sempre l'orologio, visitassero le persone sole, gli ammalati, le case di riposo, e poi si dedicassero di più ai giovani. Seconda cosa, desiderei sempre che i sacerdoti potessero vivere in modo comunitario, non come delle monadi, ma che potessero incontrarsi quotidianamente, almeno secondo delle unità pastorali, e confrontarsi e proprio provare a stare insieme. Poi vorrei che i sacerdoti tenessero più in conto i laici,
perché magari lo meritano, ma anche perché è necessario, vista la diminuzione delle vocazioni sacerdotali, e che li considerassero non preti di serie B, ma persone di serie A che possono dare una mano anche nella gestione delle pastorali. Pietre vive. Proprio. E poi infine vorrei che nelle nostre parrocchie, sempre insieme anche a livello di vicariato, si facessero più incontri con gli stranieri residenti, perché non ho sentito parlare di questo, che secondo me è anche una sfida per il presente e per il futuro, perché attraverso la conoscenza potessero fraternizzare e promuovere proprio la pace. Integrarsi. Ecco. Bene, sto cercando il vicario generale, potremmo averne anche uno al femminile. Mi scriva questi qui, no, sono interessanti, me li tengo scritti fuori dalla porta, no? O su autore anonimo. Oh, buono, grazie. Mi scriva, ha detto cose molto belle. Uscire dall'effetto Larsen si chiama. Durante la predica della sua prima messa il 5 febbraio a Novara, lei ha parlato del seminario per laici. Cosa significa e cosa intende? Bene, tre domande si fanno. Va bene, non c'è nulla, là in fondo il loggione, ah no, la signora è venuta dal loggione. Sì, alcune cose indicate dalla signora, che è ritornata ai piani superiori, mi sembrano interessanti. La prima soprattutto. Io ho scritto un libro sulla barocca di 320 pagine. L'unica osservazione acuta che è stata fatta tra le varie recensioni pubblicate è stata una come questa, come la prima che ha fatto lei, dicendo che tutto ciò che io dicevo sulla parrocchia, sul parroco, sui preti, sui laici, eccetera, prevedeva, no? Non prevedeva, meglio, o avrebbe dovuto prevedere un alleggerimento almeno delle incombenze amministrativo, che vuol dire voi non avete idea del tempo che si perde. Io ho fatto 7 anni preside di una facoltà teologica con 27 sedi affiliate, più la mia sede centrale, il tempo maggiore che ho perso, fatto 170, no? È stato in questioni amministrative. Fino all'ultimo giorno prima di partire ho scoperto una cosa nuova, qualche conto che arrivava fuori ancora. Pensate, con una diocesi così grande, temo che le ultime cose le saprò nell'aldilà. Ecco, su questo punto, un punto delicato, molto critico, non esiste in Italia, perché la sottrazione totale, come è stata facendo, perché appunto avendo scritto un libro
vivo sulla parrocchia, lei può immaginare che sono stato abbastanza, oltre a quello che ho letto, ho girato 200 su 220 diocesi d'Italia, incontrando mattino i preti alla sera i laici. Per questo, vedete, faccio un po' di show, mi chiamano per quello, perché non faccio dormire, no? Va bene, soprattutto se ci sono i vescovi davanti, che alla terza frase sono già tutti addormentati, no? Ecco, perché hanno l'ipoglicemia delle 11 anticipata alle 9.30, no? Allora dice, venga lei che ci tiene allegri, va bene. Io ho detto, tanto non temete, tanto io vi faccio la flebo, sotto cute. Ci sono diverse esperienze, per esempio in Svizzera tutta questa parte è lasciata a un gruppo di laici che ha diritto di firma, eccetera, e questa separazione così netta però crea a sua volta problemi, perché se si tratta di cambiare i canali della Chiesa, indorare i profili della cosa, eccetera, ma si spende tutto. Se si tratta di comprare un catechismo, di mandare a fare un corso un giovane per tenere i ragazzi dell'oratorio, eccetera, queste cose sono soldi buttati. Quindi non c'è mai una soluzione. Certo, dopo c'è anche una cosa che le dirò poi sottovoce, nel senso che gliela dico già adesso, no? E cioè che se al sacerdote proprio gli toglie tutti i conti, non so se non gli viene un colpo. Ecco, quindi il vescovo può procedere in una linea, però un po' di gradualità da raggiungere deve avere, perché deve tenere quello che c'ha, capisci? Però è un problema interessante, sì. Io sogno un laicato che su questo punto dia una coraggiosa mano, per la manutenzione, per l'amministrazione, sentendo ciò che è di tutti come se fosse di ciascuno. Naturalmente bisogna essere chiari qui, con chiara cessione di potere. Ho paura a usare la parola. Il Consiglio Affari Economici, piuttosto, purtroppo intorno alle nostre comunità spesso ci sono anche professionisti che all'inizio arrivano, io glielo faccio gratis il progetto, oltre alla fine è costato 3 volte. Monsignore, così, se ne hai un'esperienza più positiva me la faccia conoscere, soprattutto mi faccia conoscere il progettista. Ne abbiamo già nei primi contatti che ho preso qui io, non qui in Valsesia, ma diciamo così in generale, qualche simpatico esempio, si fa per dire simpatico. Quindi si tratta, le altre cose sono, gli altri desideri, per questo dice desidero una chiesa è una specie di un classico, diciamo, adesso si dice anche sogno una chiesa, cioè, ecco, però la prima volevo almeno riprendere, le altre anche sulla vita comune dei preti ho provato a vedere, la tavola dei gesuiti io preferisco mangiare da solo. Che arrivano tutti, vanno a prendere il tovagliolo, si siedono, no? Dei religiosi, per esempio, che dovrebbe essere la loro scelta di vita, no? Se invece sono perché, capite, non è mai nella cosa la salvezza, ma del nostro rapporto con le cose, le scelte, le condizioni, le situazioni. Ho visto anche quelli che si scelgono per mettersi insieme, dopo si scoprono che sono diversi e dopo si devono tenere, no? Non sempre anche questa esperienza ha funzionato. Quei vescovi lì democratici che dice, facciamo un esempio, Valduggia si dice, di Vocca, prima di Vocca c'è Valduggia, ecco. Valmaggia, ecco.
dalla parte in su, facciamo una bella, tenete forte, una bella comunità di preti che staziona, mettete, scopa, scopello, e poi da lì si irradia, no? Che abbia un piede a terra, se viene giù un metro di neve, come è capitato a me una notte a Rima, ma è chiaro che adesso c'è la previsione del meteo, se è sicuro quali centimetri vengono, no? Oggi sarebbe possibile per le comunicazioni. Dopo bisogna vedere com'è la tavola lì, però. Io ho 6 anni di tavola in mezzo ai teologi, no? C'avevo un posto libero qui di fianco per una persona normale, la quale mi diceva: avvisami se non ci sei. Perché? E così tutti gli altri temi sono cose, le ho detto sinceramente, se lei me lo scrive me lo lascio lì, lo attacco sulla porta d'ingresso quando attendono lì davanti alla segreteria per entrare, magari qualcuno gli vede qualche pensiero spirituale, capite? Però sapendo che è veramente a Roma, io ho visto cose abominevoli sotto il profilo della vita comune dei preti, spesso religiosi, dice, che avevano scelto questo, perché è chiaro che uno capisce che diventa, per questo il rapporto con le famiglie è decisivo. E anche quando arrivano, ne arriveranno molti, io me li immagino nei prossimi anni, l'abbiamo sentita a Borgosesia, dica al nostro parco di, no, è un po' orso, dice, cominciate a volergli bene, perché anche lui non si piace così. Però per adesso c'ha sulla corazza, dovete vedere dove sta la fessura, dove entrare. E fagli vedere che è un vantaggio aprire la sua corazza. Non lo deve fare perché è prete, deve essere aperto agli altri. Queste cose si raccontano al corso di esercizi, ma fanno piangere le suore, capite? Ma non muovono veramente la realtà. Siamo? Ecco, questo insomma, ha toccato diversi temi effettivamente cruciali, no? Oggi, diciamo così, quello che sarebbe l'atmosfera pastorale che smuove un po', sarebbe da trattare così. Una piccola domanda, mancano un minuto, sul seminario dei laici, se vai a leggere il testo, che magari c'è una piccola declinazione. Non lo immagino, non è un seminario di luogo, ti ricordi che ho aggiunto, non di quei luoghi tetri, dove io sono arrivato in seminario in quarta ginnasio, ho già spiegato in un altro vicariato, ricordo con assoluta precisione la cena della prima sera, 1964, 4 ottobre. Allora c'era una pastina, ci voleva una canna per tirar su, una canna da pesca, c'era dentro 2 o 3, e poi una fetta di formaggio, ma quelli lì tagliati giù con la fettatrice, perché il formaggio doveva essere di una densità, neanche la toma più, no? Capite? E un cucchiaio di marmellata. Mia mamma, che ne sapeva di più di me, quando ha visto questi cameroni infiniti, senza niente, si è messa dietro una colonna, ha pianto. Io l'ho vista piangere, dice, chissà dove mi hanno mandato qui, no? Dove mi hanno portato. Ecco, non uno di questi luoghi tetri qui, ma un tempo. E non per formare subito catechisti, educatori, ma per far crescere la coscienza cristiana. Noi siamo in difetto non solo di convinzioni, ma di azioni che ci fanno essere stabili e stabilizzati nel vivere la vita umana secondo la forma cristiana. La gente dove respiri, ho detto, no? Impari a leggere la Bibbia, ad amare la Chiesa, ad amare le persone, a stare insieme col proprio io, a vedere i propri vantaggi, a tenere in mano i propri limiti. Formazione intellettuale, formazione spirituale, formazione ecclesiale, no? Un weekend ogni 2 mesi e qualche giorno d'estate per 2 o 3 anni quasi. Così che dall'Alta Valsesia al mare a quadretti delle Risae,
è l'espressione di un siciliano, voi sapete, che venne a fare militare a Novara e scrisse la cartolina alla madre: qui mamma c'è il mare a quadretti, no? Capite? Ecco, uno impara che se lui ha le sue patrulle giù a Carpignano, ma non meno arriva a Valdoppia piuttosto che a Scopello, le cose sono magari diverse come modi concreti, ma sono le stesse cose. E così si alimenta quella cosa che i sacerdoti sanno bene che hanno imparato, chi più, chi meno, chi con lo sconto comitiva, che si chiama il senso ecclesiale. Perché il senso ecclesiale cos'è? È quella mistura di senso buono della vita, senso comune. L'ultimo Natale volevo cercare, ho girato tre città a mercato, non ho trovato una scatoletta così piccola di buon senso, da avere di senso buono, e buon senso, cioè, c'è un tono un po' dispregiativo, di senso buono da regalare, perché quando faccio un'osservazione dice: ma ti pare di buon senso questa cosa? Eppure intellettuali, che dicono le riviste, no? Oggi si sta contraendo questa zona del senso buono delle cose della vita, tanto è vero che ormai ho formulato la tesi e vi saluto con questa: che ormai soltanto i poeti, i clown e i bambini, e quei grandi a cui sono rimasti gli occhi semplici dei bambini, ci fanno sentire la verità e la vita. Con tanti auguri. Il nostro grazie al Vescovo Franco Giulio lo esprimeremo cercando di mettere in pratica delle linee che sono uscite o crescendo davvero in questo senso buono della vita, in questo buon senso che è in fondo il sapore del Vangelo che qualcuno ci ha donato davvero e lo crediamo come il dono più prezioso. Vi do, come fanno i parroci alla fine, qualche avviso che riguarda la giornata di domani. Coloro che possono, domani sera alle 20:30 ci troviamo nella collegiata di Varallo, San Gaudenzio, per celebrare insieme l'Eucarestia, per completare questi due giorni che il Vescovo fa tra noi. Ci sono altri incontri durante la giornata, i manifesti che sono stati messi dappertutto lo dicono, sono incontri più particolari con delle realtà della zona, particolarmente di Varallo e Borgosesia, che riguardano soprattutto aspetti di carità, di servizio sociale, dove il Vescovo ha il suo significato anche come presenza, come passaggio. Abbiamo gli appuntamenti per tutto il resto dei lustri, chiamiamoli, che tre lustri propone di lavoro, quindi tra noi, ma ha già detto che potrebbe andare anche a scrivere libri presto, quando si accorgerà che le cose possono cambiare. Ma noi vogliamo invece fare questo cammino insieme col Vescovo Franco Giulio. Fuori ci sono alcune cose in vendita, altre cose in distribuzione gratuita. Soprattutto vi invito a prendere, vi invito qualcuno che distribuisca là, il testo della omelia che il Vescovo ha tenuto al suo ingresso. Ne abbiamo fatte tante copie, i giornali di oggi ne hanno fatte tante copie, sono proprio da dare a ciascuno, li prendete. Poi ci sono altre cose, c'è un DVD che riguarda l'ingresso, sempre del Vescovo, e poi ancora, se qualcuno non l'avesse preso negli altri luoghi dove il progetto Passo è passato, il libro sui padri della Chiesa che abbiamo espresso, riespresso nei vari incontri. Credo che possiamo salutarci qua e ringraziare ancora una volta. Ave Maria. Dio onnipotente, Padre, Figlio
e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace e buon cammino. Ciao.